visto? No. Pazzesco, se l'hai visto? Ma questo è uno No. scandal! Mi fai paura. Quando fai così mi fai È uno paura. scandal questo! È uno scandal! Faceva schifo? No, Abbastanza ci tengo strano. affinché queste cose facciano schifo, eh? Non mi deludere. Assolutamente. Faceva cagare. Scandal è la serie targata Shonda Rhimes, che la conoscete sicuramente, è la creatrice, la madre di Grey's Anatomy, delle regole del delitto perfetto, di Bridgerton, che è proprio uscita adesso, in questi giorni, su Possiamo Netflix. dire la madre di tutti i mali del mondo. Va bene, allora, va bene, Stefano, sì, io non sono d'accordo con te come al solito. 7 stagioni su Amazon Prime. 134 puntate, quindi è una cosa non semplice per chi deve partire da capo e la deve vedere tutta. Sono tante puntate, però sono anche divertenti, diciamoci la verità. Allora, è una serie che ha dei pro e dei contro. E stavolta io, se Stefano, se tu vuoi, posso addirittura essere io il rovescio. Addirittura, pensa, arriviamo Io al finta. non ce la faccio a recitare a tal punto per dire Tu che non mi è sei piaciuta questa serie dritto, TV, non puoi essere francamente. dritto. Allora faccio io il dritto, analizzo gli aspetti che mi sono piaciuti e lascio a te quelli più scomodi e scottanti. Allora, e non so se vogliamo prima parlare un attimo fra di noi oppure invitare subito l'ossi e parlarne Io con farei lui. entrare subito, no, Anche perché noi diciamo un tre a questo attimo, punto siamo sì, quasi inutili, giusto? Di fronte ma all'ospite che esatto. dobbiamo far intervenire e quindi diamo il benvenuto al Ma non nostro c'è ospite di comunque, io oggi non ho che è... ricevuto, non c'è. Che è come al solito, abbiamo sempre problemi tecnici quando si tratta di prendere un ospite. Eccola! Ciao Buongiorno, Giulia! Non buongiorno. ti sentiamo però. Ah, ora sì, Ora ciao! sì, Come eccola, stai? buongiorno. Bene, grazie. Voi, vabbè, Benvenuta. rinchiusi. Rinchiusi Mannaggia. per forza. Rinchiusi per forza. Come va lì? Ma dove sei? Gran Canaria tu? Io sì, sono C'è il tornata un po' sole a Gran lì. Canaria. C'è il sole, aspetta, vediamo se Che riesco a farti bello. vedere. Si può girare Facci qua, vedere il sole, no? facci vedere il sole che non lo vediamo da giorni noi. Vedi? Che bello, che invidia. Sai che a Roma Sì, fa piove? sole. Non Ah si no, mette di piovere. però se vi può consolare, anche qui fino a ieri ha piovuto, non è che era proprio un gran tempo, quindi in Vabbè, realtà... piccola consolazione. Sì. Allora, cara Giulia Elettra Gorietti, attrice, ovviamente la conoscete, ha fatto tantissimi film, protagonista di tantissimi film. E sei qui nostra ospite oggi, però in un'altra veste, in una veste Seriale. di critica quasi, diciamo, critica seriale, se, mettiamola così. Allora, Con tutte quelle che ho perché? visto, ormai Perché posso tu avere un sei diploma. una divoratrice di serie TV, infatti, Sì. e stavamo discutendo, non so se tu l'hai vista, facciamo finta che non avevamo preparato questa cosa, non so se hai visto Scandal, tu l'hai vista Scandal, per caso? Meravigliosa, Vero? Vedi? l'amo. Vedi? Noi raccontiamo un po' la serie, abbiamo raccontato un po' la Sì. serie, l'abbiamo introdotta molto velocemente, e poi ognuno di noi la pensa in un modo diverso, cioè a me è piaciuta abbastanza, invece a Stefano, quell'altro che Non vedi al è mio piaciuta. fianco, non ha avuto delle cose da ridire, capito? Ha avuto delle cose da ridire. E quindi noi volevamo sapere tu da che parte stai, se ti è piaciuta, non ti è piaciuta, cosa ti è piaciuta e soprattutto perché le persone dovrebbero imbarcarsi in questa missione, perché di missione si tratta, essendo 134 puntate, perché vale la pena Fantastico. vedersele tutte quante. Innanzitutto, Scandal, io ho visto veramente tantissime serie, anche che trattano temi politici o temi femministi. Questa, se vogliamo, un po' può essere anche una serie che valorizza ancora di più le donne, no? Perché questa avvocatessa è incredibile, che sembra che ha dei superpoteri. E perché questa è una delle mie preferite? Perché ha tutti questi aspetti messi insieme, oltre al fatto poi che mi sono fatta anche un po' prendere dalla storia d'amore, dall'intrigo romantico tra Olivia Pope e il presidente. La cosa che mi ha affascinato è che questo personaggio ha ispirato una grandissima donna che è Judy Smith. E Judy Smith praticamente era l'addetta stampa del presidente Bush, nonché avvocatessa famosissima, e che ha difeso tra l'altro durante lo scandalo che c'è stato, quello Sexygate con Bill Clinton, il nome non me lo ricordo, ah sì, Monica Lewinsky, me l'ero segnata Monica, perché il sì. cognome me Sì. lo dimentico sempre.
E quindi che è stata questa stagista, appunto, no? Che poi ha fatto saltare le elezioni. E quindi ecco, io sono un'appassionata anche di fenomeni politici, scandali politici, e mi affascina molto vedere come funziona tutto, come funziona al di là di quello che poi noi vediamo, perché la realtà è questa, che vediamo quello che vogliono. E per questo mi sono imbattuta. Beh, perché poi Scandal, tra l'altro, è un thriller politico, in realtà è un thriller politico ovviamente rosa, cioè molto più spostato verso il femminile, diciamo, perché c'è questa protagonista che è Kelly Washington, che non è la figlia di Denzel Washington, non c'entra niente, però è ambientata a Washington. Questa cosa dovrebbe far ridere, vabbè, non ho fatto ridere nessuno. È vero, certo. lei è un super avvocato che ha flirt con il presidente, giusto, come avevi detto tu prima. Allora, in realtà hanno proprio una storia d'amore, cioè un flirt, di la verità, l'hai vista tutta? Non l'ho vista tutta, non ce l'ho fatta a vederla tutta, però flirt, cioè, nel senso, stanno insieme, come si dice? Allora, loro praticamente hanno, prima iniziano a lavorare per la campagna di lui, la prima campagna, quella un po' sfigata rispetto a quella appunto da presidente degli Stati Uniti, si innamorano, hanno una specie di relazione, poi la interrompono perché lei rispetta molto la moglie. Dopodiché poi, quando lui la chiama a lavorare per la Casa Bianca, dopo varie collaborazioni, non subito, rinasce la storia d'amore. La cosa che non fa odiare questo personaggio come amante è il ruolo della moglie del presidente. Perché in realtà questa povera donna è stata dietro a quest'uomo, sempre preso da queste campagne politiche, sempre assente, doveva sempre ricoprire l'etichetta, e l'amore un po' le passa, e fino a quando poi si scopre in questa serie che è la moglie anche che ha una grandissima passione per la politica, e quindi lei poi si stuferà di stare accanto al marito e gli dirà: guarda, basta stare insieme, basta questa facciata, tu hai la tua amante, a me però dammi qualcosa, quindi dammi la possibilità di esprimermi. Ed effettivamente poi sarà molto valida, nonostante comunque viene vista come la moglie del presidente. E quindi ecco, Olivia Pope non è un antagonista delle donne in quanto amante, ma diventa un personaggio molto amato. Oh, Stefano, a me mi ha convinto, Giulia, non so se te la pensi, che sei scritto, non so se... Sono assolutamente rapito. Segnalo solo che Kerry Washington è Brunilde di Django Unchained, e che, tra l'altro, a me la cosa che... Io sono sincero, io detesto Shonda Rhimes, cioè proprio ogni fibra del mio corpo la detesta, però vorrei segnalare come questo di Kerry Washington era tantissimo tempo che un'attrice afroamericana non aveva un ruolo da protagonista in una serie TV. E volevo ricordare le pioniere, che sono Nichelle Nichols, che era Uhura nella serie classica di Star Trek, e Diane Carroll, che tra l'altro è morta un anno fa, in ottobre 2019, che era stata la protagonista di Giulia, e lei fu la prima attrice afroamericana a interpretare una serie di colore, ma non interpretava una cameriera, ma era un personaggio della middle class, e Kerry Washington quindi si inserisce in questo filone, che mi sembra veramente, oltre a quello del ruolo della donna, perché possiamo dire, ecco, lo chiedo a Giulia, possiamo dire che Scandal è una serie al femminile? Ma oddio, al femminile forse no, però sicuramente la figura della donna è in primo piano. Però poi c'è anche il ruolo, no, del presidente, o comunque del papà che fa parte del bis 13. Ecco, anche questo aspetto è molto interessante, anche se meno rispetto a quello che hai appena citato. E, sì, forse adesso non ricordo quando è che è stata girata la prima serie di Scandal, perché 2012. Sì, effettivamente è sicuramente una delle prime serie con una protagonista donna e afroamericana, e una, tra l'altro, non c'entra niente, ma dico al volo, l'ho vista ieri su Amazon Prime, che ha come protagonista proprio lei ed è bellissima, però mamma mia, non ricordo il titolo, poi dopo te lo dirò. Va vista quella, è un altro genere. Però allora, mentre io cerco il titolo di questa serie, cara, passiamo alla fase finale. Guarda che non vado su Wikipedia, adesso ragiono e mi ricordo. No, io sono andato su Wikipedia. Tanti piccoli fuochi.
Esatto, bellissima. Bravo, veramente Stefano. Bella. Hai visto? È velocissimo, Stefano, incredibile. È bravo, veloce di Roma. No, a parte gli scherzi, allora questo format prevede che alla fine di questa nostra piacevole chiacchierata tu ci dia anche altre tre serie da consigliare. Wow. Ok. Allora, tre serie da consigliare, da vedere. Noi di solito lo dicevamo durante le vacanze di Natale, mo mi sembra un po' troppo, manca poco insomma la fine delle vacanze purtroppo, e quindi diciamo si può anche andare un po' oltre, però diciamo tre serie che Giulia Elettra Corietti consiglia ai nostri ascoltatori. Ok, no, sto pensando, ne ho viste talmente tante che ti giuro non so quale scegliere. La prima è quella che ho appena citato, è Tanti piccoli fuochi, che ha questa attrice protagonista che è meravigliosa. Ah, scusate, piccola parentesi. Riallacciandoci al discorso delle donne protagoniste afroamericane, in realtà c'è un'altra serie che io ho amato, che ha una grandissima attrice, che si chiama Le regole del delitto perfetto. Che è sempre uno spin-off. È uno spin-off di Scandal. Ah, e mi sono guardato bene dal vederla. Dai, Stefano, è bellissima. Dare guarda, ma perché non gli è piaciuta, Stefano? Dici un po'. Sempre di no, tutto è un brontolone. Io, sì, a parte vedi il look da Shrek, no? Quindi no, io un po' quegli intrecci, quando comincio a vedere intrecci amorosi, relazioni, c'è no, proprio una cosa dentro di me che mi monta dentro e non è contenibile. Ma siamo sempre esseri umani. Parla di tante cose interessantissime condite dall'amore, che comunque, voglio dire, l'amore non stona mai, no? Ma manca la terza però, Giulia. La terza serie. No, allora, infatti, quindi abbiamo detto Piccoli fuochi è la prima, perché mi è piaciuta molto, ed è un thriller che parla anche molto del razzismo che ancora c'è in America. E però non è solo una serie documentaristica quasi di questo aspetto, anzi. Quindi questa, Le regole del delitto perfetto, e la terza io non ho idea, perché non... Ah, un'altra... Dai, che l'abbiamo trovata! Una serie con protagonista donna, che però aspetta che non mi ricordo il nome perché sono troppe, aspetta... No, la trovo io! La regina del sud, però non quella con... non la prima, ma l'ultima, quella con l'attrice brasiliana che non ricordo il nome ma che è fantastica, e parla di droga comunque. Cioè si ispira a quella con Kate del Castillo, che poi Kate del Castillo poverina non ha lavorato per una vita perché è stata l'amante di El Chapo, no? Quattro serie al femminile, mi piace. Benissimo, benissimo. Giulia, senti, ma ti vediamo da qualche parte prossimamente, che cosa stai facendo adesso? Io ho girato un film bellissimo con Pupi Avati, solo che con questo casino mondiale... Non so adesso bene come saranno le uscite, no? Hai visto quanti film sono bloccati perché al cinema non si può andare, anche giustamente, e quindi... Hai dovuto girare con la mascherina sul set, con tamponi su tamponi, oppure quando l'hai girato questo film con Pupi Avati? Durante quest'estate. La pandemia? Quest'estate. Quindi sì, avevamo degli ispettori che controllavano comunque venissero rispettate le regole, e mascherine, disinfettante, tutto. Ovviamente poi noi attori eravamo tamponati ogni 3 giorni, quindi tra di noi potevamo, anche perché gli attori si baciano, si abbracciano. Tutto, insomma, diciamo, sarebbe un... Quanti tamponi ti hanno fatto in quelle sul set? Migliaia, quanti ne hai subiti? Basta. Ogni 3 giorni si faceva il tampone, quindi puoi immaginare quanti. Benissimo. Giulia, allora noi ti ringraziamo, grazie mille di essere stata nostra ospite. Grazie mille. Grazie. Speriamo dal vivo, speriamo di rivederti al cinema, insomma, speriamo di ricominciare a vivere in un certo qual modo, va bene? Hai ragione, che sia un buon augurio per il 2021 questo, benissimo, che prenda forma poi. Un bacio. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao.